Un appello a Draghi e alle forze politiche, basta parlare, iniziative concrete per venire incontro agli imprenditori, alle famiglie che sono in una drammatica difficoltà. Sono con Francesco Francese, che è l'imprenditore del settore del pomodoro, che ha lanciato e fatto capire come una bolletta era passata da 120.000 euro a 1 milione. Francesco peraltro ha anche i pannelli solari sulla sua azienda, ma quell'energia poi rientra addirittura nel prezzo di mercato che viene fatto sulla base del gas. Quindi, invece di parlare a vanvera e di dire una volta il price cap, una volta il prezzo amministrato, una volta altri sistemi di sconti strani, coinvolgere il GSE, ci vogliono interventi immediati, seri. E lui ha una proposta che io condivido e vogliamo lanciare. Io propongo appunto di andare a fare direttamente uno sconto in fattura agli utenti, che siano imprese, che siano cittadini, uno sconto sostanzioso almeno il 50%, in modo che diciamo, gli imprenditori non debbano poi dopo fare una serie di conteggi per capire se rientrano in dei parametri o meno e risolvere il problema diciamo, alla radice, senza ulteriori oneri. Bene, io credo che una proposta pratica. Il governo vuole intervenire? I soldi sa dove prenderli. 40 miliardi di extra profitti fatti dalle grandi aziende e un sacco di miliardi di guadagni aggiuntivi dello Stato che con le accise e l'IVA ha guadagnato sull'aumento del costo del gas. Ebbene, con quei soldi, sconto in fattura e immediata riduzione delle bollette.